Confartigianato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079 280698. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee. Telefono 079 271280. Riaprire tutto, passo dopo passo, questo è il verbo della fase 2 in Italia e in Sardegna. A confermarlo il presidente della regione Christian Solinas, intervenuto ieri alla trasmissione radio di Rai 1 Un giorno da pecora. Al mosaico della roadmap il governatore ha aggiunto un'altra tessera, quella dell'accesso alle spiagge. Ma secondo lei è possibile da lunedì oppure è troppo presto? L'auspicio è quello che si possa fare da lunedì, sì, per i residenti, evitando l'assembramento, certo, sovraccarico di chi si sposta. Poi noi in Sardegna avremo un tema in più, che è quello di affrontare i turisti, gli arrivi del turismo. Proprio sulla stagione turistica, una delle maggiori risorse del PIL regionale, la giunta sardo-leghista sta programmando da tempo un riavvio per gradi degli ingressi. Speriamo di poter riaprire i turisti dopo la seconda metà di giugno, così Solinas, che intanto conferma le ipotesi per consentire gli accessi, governo permettendo. Il passaporto sanitario, progettato dal governatore, prevede un certificato di negatività al Covid-19 eseguito una settimana prima della partenza. Questo andrebbe mostrato negli scali marittimi aerei al momento dell'imbarco. Anche l'arrivo in loco richiede un altro test, quello sierologico, il cui esito si ottiene in pochi minuti. Terzo step, l'installazione di un'app sul cellulare che permetterà il tracciamento del turista in modo da ripercorrere i contatti avuti in caso di necessità. Poi non resterà che godersi la vacanza, consapevoli che non sarà tutto come prima. Lo stesso governatore mette le mani avanti. Sarà una stagione di transizione, ha concluso Solinas. Se rinviamo all'anno prossimo quello che potrebbe essere pericoloso per la salute, sarà un sacrificio sostenibile. Da Sassari a Cagliari un unico imperativo, far ripartire l'economia sarda. Protagonista del rilancio, l'assessore al bilancio e alla programmazione regionale Giuseppe Fasolino, che ieri ha partecipato al terzo tavolo delle attività produttive nella sala Langiu del Comando Municipale. Molte le istanze presentate dai partecipanti, dagli attori istituzionali in campo politico e universitario agli interpreti del mondo imprenditoriale sassarese. Il sindaco Campus, in particolare, ha rimarcato come la città abbia bisogno per la sua economia di una cura immediata, di una riabilitazione e di una prevenzione. Da questo territorio, ha aggiunto il primo cittadino, bisogna discutere il futuro dell'economia di tutta la Sardegna e decidere che Sardegna vogliamo costruire insieme. Fasolino, sulla stessa linea di Campus, ha sottolineato come da Sassari deve partire un tavolo permanente con il mondo delle imprese, le istituzioni, l'università, per programmare una nuova ripartenza. Lo stesso assessore è intervenuto sempre nella giornata di ieri alla Commissione Bilancio Regionale. Due le delibere approvate all'unanimità. 90 milioni di euro destinati, nel primo caso, a sostegno delle imprese del settore turistico e non, oltre al semaforo verde per forme di finanza innovativa, come lending, cambiali finanziari e anticipo di fatture digitali. La seconda delibera vede la sospensione dei pagamenti fino al 30 settembre 2020 per tutti i finanziamenti in ammortamento concessi dalla Regione. Antonello Peru, consigliere regionale del gruppo Cambiamo UDC, chiede un provvedimento provvisorio per utilizzare personale di Forestas nella campagna antincendio. Bisogna intervenire per fare in modo che la gran parte del personale di Forestas possa essere utilizzato nella campagna antincendio, che ormai è alle porte, ha dichiarato Peru. Il transito del personale al contratto collettivo regionale non è stato ancora completato e dunque 3.200 operai con qualifica di primo livello non potrebbero svolgere le funzioni necessarie alla campagna antincendio, pur avendone tutte le competenze per farlo. Dobbiamo porre subito rimedio a questa situazione con una soluzione, anche intermedia, che consenta di applicare provvisoriamente il contratto regionale. Il consigliere del gruppo Cambiamo, UDC, era intervenuto anche nei mesi scorsi per sollecitare questo passaggio. A breve, afferma il consigliere, si corre il rischio concreto di dover affrontare in situazione di emergenza l'avvio della campagna antincendio. Chiedo dunque che si compiano da subito tutti i passi indispensabili per chiudere definitivamente questa vicenda.
Anche per i malati di diabete mellito della Sardegna è iniziata la fase 2, ma per loro gli ambulatori restano chiusi. Da più di 2 mesi, infatti, l'emergenza coronavirus ha cancellato centinaia di visite programmate da tempo. La denuncia arriva dall'Associazione Medici Diabetologi della Sardegna attraverso le parole del presidente regionale Gianfranco Madau. Da più di una settimana è iniziata la fase 2 e la domanda che ci sentiamo rivolgere è: come mai non ci fate venire negli ambulatori? La risposta è che gli ambulatori restano chiusi e sono consentite solo le visite per urgenza. Per questo motivo il direttivo della MD nelle ultime 3 settimane ha lavorato per progettare l'organizzazione della fase 2, inviando un documento all'assessore regionale alla sanità in cui sono indicati principi clinici e organizzativi in base ai quali individuare per ciascun paziente diabetico la miglior tipologia di accesso alle cure. In questa settimana di lockdown il lavoro degli specialisti è proseguito con il monitoraggio dello stato di salute dei pazienti diabetici attraverso la teleassistenza. È arrivato però, si legge nella lettera dell'Associazione del Diabete Mellito, il momento di passare alla fase successiva. Ci diano regole per attuarla. Una crisi sanitaria così grave e complessa non poteva e non può essere governata da dietro le scrivanie. L'azione e le misure anti-Covid sarebbero dovute essere oggetto di largo confronto con chi quotidianamente indossa la divisa e con chi li rappresenta, il sindacato. Un concetto espresso da Antonio Monni, segretario territoriale della CISL Funzione Pubblica di Sassari, che ricorda come fin da metà marzo, inizio dell'emergenza sanitaria e delle vicende che hanno interessato alcune unità operative dell'azienda ospedaliera universitaria, in particolare cardiologia e nefrologia, tutti i sindacati di categoria e non solo la CISL abbiano chiesto alla direzione aziendale di instaurare un confronto tra dirigenza e chi materialmente operando sul campo conosce meglio la situazione reale e quotidiana, le necessità per la cura dei pazienti e per la protezione di degenti e personale. Si era proposto di creare una sorta di organismo intraospedaliero per colmare il divario, anziché ritrovare appese sui muri o comunicate tramite WhatsApp procedure ospedaliere disposte a tavolino e recanti repentine variazioni. Proposta inascoltata nella prima fase. Con l'inizio della fase 2, la CISL Funzione Pubblica rinnova l'appello alla condivisione e al confronto tra le parti per la definizione di regole, poche e chiare, per la gestione di tutto l'iter, dalla presa in carico dei pazienti sul territorio, alla chiamata al 118, all'ospedalizzazione e alla dimissione. Nuova Capolino. Ama la tua casa. Vieni a visitarci su www.nuovacapolino.it. Su proposta dell'assessore regionale alla pubblica istruzione Andrea Biancareddu, la giunta regionale guidata da Cristian Solinas ha deliberato di stanziare circa 300.000 euro per i 2 conservatori di musica dell'isola. A Luigi Canepa di Sassari andranno 151.000 euro, mentre per il Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari i fondi ammontano a 148.000 euro. Finanziamenti che vanno a sommarsi ai 300.000 euro dell'Accademia di Belle Arti Mario Sironi. Con questi contributi, spiega l'assessore Biancareddu, si riconosce il ruolo di alta formazione, di specializzazione, produzione e di ricerca nel settore artistico e musicale dei 3 istituti. Si tratta, ha proseguito l'assessore all'istruzione, di istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli equiparabili a quelli delle lauree universitarie.